L'Atalanta batte la Lazio e sbanca l'Olimpico 3-1 contro i biancocelesti. Buongiorno ragazzi, sono Simoncino Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questa partita di Serie A, ma prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram Simoncino_Giallorosso. È stata una partita in cui per me l'Atalanta ha meritato di vincere perché si è proposta più volte pericolosamente dalle parti di Stragoscia, ma sicuramente il passivo per la Lazio è troppo pesante. Addirittura i biancocelesti erano riusciti ad andare in vantaggio dopo qualche secondo dal fischio iniziale. Era stato particolarmente caparbio Parolo, che dopo un tiro deviato e il pallone che andava a campanile è riuscito a tirare di sinistro e a battere Gollini, che ha visto molto probabilmente partire la palla all'ultimo. 1-0 per la Lazio, ma l'Atalanta non ci sta e spinge parecchio. Stragoscia è bravo a sventare in un paio di occasioni le minacce avversarie, ci prova Gomez, ma poi un tiro apparentemente innocuo viene recuperato da Zapata, che si gira con una velocità fuori dal normale e batte Stragoscia 1-1 a fine primo tempo. Ma l'Atalanta ci crede assolutamente e vuole vincere, ma il gol avviene con la complicità assoluta di Wallace, che sbaglia un passaggio facilissimo, recupera palla Gomez, che mette per terra sia lui che Stragoscia, mette in mezzo, non riesce ad impattare il pallone Freuler, ci riesce Castagne, che fa 2-1. L'Atalanta comunque continua a spingere, la Lazio è andata completamente in tilt sia l'attacco che la difesa, ed infatti il 3-1 non tarda ad arrivare. Anche qui è un errore di Wallace, che dopo un cross calibrato quasi alla perfezione di Gomez devia il pallone nella sua porta, sicuramente in modo anche un po' sfortunato, ma beffando anche il suo portiere. Autogol suo, dunque non gol di Jim City come si era capito inizialmente. L'Atalanta ottiene 3 punti importanti per la Champions. Bisognerà vedere se la Roma risponderà presente tra qualche minuto a Genoa, e soprattutto bisognerà vedere le gare di entrambe le squadre contro la Juventus. Vi ringrazio la visione e vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.